Quindi la risposta, sindaco, non mi soddisfa assolutamente. Prendo atto che alcune operazioni sono state fatte dai volontari del partito, ma torna, resta il fatto che ci sono anche delle fotografie che la immortalano insieme a dei dipendenti comunali che stanno lavorando all'interno del giardino del Colle, e quindi ecco, ritengo che queste sono spese che noi come Comune abbiamo sostenuto. Non stiamo parlando di migliaia di euro, perché se consideriamo 6 operai per 8 ore sono 48 ore, parliamo di poche centinaia se non arriviamo a un migliaio di euro. Resta il fatto, secondo me, che non è tanto il costo quello, ma è il principio che non può essere il comune a servizio di un partito. Il comune deve essere a servizio della collettività. Poi se vengono questi personaggi famosi, cosa diversa era se era presidente del consiglio, non è più presidente del consiglio, se era dare un partito, le spese se le accollano tutte quante il partito che lo invita a Recanati. Grazie. Grazie consigliere Paoletti. Secondo interrogazione presentata dai consiglieri Bertini e Paoletti, intervento di riqualificazione urbanistica previsto nell'ambito del comparto R6. Illustra consigliere Bertini. Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione prende le mosse da una delibera di giunta comunale del luglio 2016, la delibera 170, alla quale poi è seguita una delibera del Consiglio Comunale, la numero 30 del 27 luglio 2016, con la quale appunto è stata apportata una modifica all'intervento di riqualificazione urbanistica prevista nell'ambito del comparto R6, per intenderci il comparto relativo all'edificazione Edil Regina di Pace Duilio. Ricorderete che con la delibera del luglio 2017 si prendeva atto di una diversa sistemazione dell'area per sopraggiunti diversi interessi condivisi anche dall'amministrazione comunale. Ricordo che la delibera, ce l'ho qui sotto mano, credo sia stata approvata all'unanimità, con un solo voto contrario del consigliere Baiani. Comunque insomma venne condivisa questa scelta di modificare l'ambito di intervento appunto per sopraggiunti motivazioni. E ci chiediamo che fine abbia fatto poi l'impegno che comunque la ditta aveva assunto con l'accordo di programma e ribadito con la delibera del Consiglio Comunale, visto che doveva eseguire altre opere di urbanizzazione e sistemazione della zona pari ad euro, oltre agli oneri da scomputare, pari ad euro 214.000. Non mi risulta che ci siano progetti in corso o che ci siano lavori in corso, e quindi chiedevamo appunto di sapere se poi la giunta comunale ha provveduto ad apportare modifiche a questa convenzione e ad approvare eventualmente il progetto per l'intervento di queste nuove e diverse opere di riqualificazione, e a quanto ad oggi ammontano le opere invece realizzate dall'impresa nell'ambito dell'accordo di programma, per verificare appunto lo stato dell'arte in quell'ambito. Quindi chiediamo appunto di sapere a che punto è la pratica e a che punto è il rispetto dell'accordo di programma e dell'intervento a suo tempo sottoscritti, così come corretti proprio dallo stesso Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere Bertini. Risponde il sindaco. Se posso velocemente rispetto all'interrogazione precedente, intanto se viene Silvio Berlusconi lo ospitiamo ugualmente, gli facciamo pagare la sala, però la presenza degli operai, bisogna essere precisi perché siamo stati meticolosi nell'organizzare questa iniziativa, e le foto relative erano di due giorni precedenti, perché noi abbiamo avuto il meeting nazionale dei pasticceri che hanno fatto una presenza al Colle dell'Infinito, quindi
erano le foto riferite a quel contesto, e comunque i nostri operai in quel periodo erano lì insieme a quelle delle ditte incaricate per il recupero del Colle dell'Infinito per alcuni lavori preparatori di quelle attività poi appaltate, pensiamo ai sondaggi geologici. Chiusa la questione, non c'è stato alcun rinfresco, quindi cerchiamo di essere precisi. Rispetto all'interrogazione del consigliere Bertini, dopo l'approvazione delle succitate delibere, gli uffici comunali competenti hanno più volte sollecitato la ditta Edil Recina a trasmettere al comune sia il progetto delle opere di riqualificazione in variante del comparto R6, sia lo schema dell'atto integrativo e di modifica alla convenzione urbanistica in essere. La ditta ha effettivamente maturato un ritardo per la consegna di tale progetto di variante, ma al contempo ha provveduto ad eseguire tutte le opere pubbliche del comparto R6 non oggetto di modifica, che sono tutte fruibili ed in parte sono già state oggetto di collaudo parziale. La ditta Edil Recina ha già fatto sapere che provvederà nelle prossime settimane a trasmettere tale documentazione di variante nel pieno rispetto di quanto disposto con la delibera di giunta 170/2016 e delibera del Consiglio Comunale numero 30/2016 per l'istruttoria della stessa da parte dell'ufficio tecnico e la successiva approvazione da parte della giunta comunale. In mancanza degli adempimenti previsti in convenzione, si fa presente che l'ente è garantito dalla polizza fideiussoria, a tutt'oggi in corso di validità, e provvederà d'ufficio al completamento delle opere in variante non ancora realizzate dalla ditta. Grazie sindaco, replica consigliera Bertini. No, dunque, certamente per le opere che sono state eseguite gli uffici avranno contezza della loro quantificazione e quindi del fatto che gli impegni fino a quel momento sono stati rispettati. Quello che manca, perché poi in zona non abbiamo visto ulteriori lavori, e da quello che avevamo già sollevato durante la discussione della delibera alla quale facevo riferimento prima, è che proprio la modifica del progetto e la rinuncia ad eseguire altri lavori per la realizzazione di parcheggi avrebbe comportato comunque anche una minore quantificazione di queste opere, tant'è che appunto la delibera venne emendata rimarcando il fatto che oltre alle opere che erano già previste ma in misura minore dovessero appunto essere fatti altri lavori, altre opere, con la precisazione che per la parte eventualmente eccedente rispetto a quella realizzabile in seguito alla modifica del progetto, perché ovviamente venivano fatte meno opere, dovesse essere eventualmente realizzata a favore del comune su indicazione dello stesso comune anche in altre zone della città. È questo che ancora a mio avviso è mancato, nel senso che lì ormai non c'è più niente da realizzare, il comparto è quasi a posto, comunque credo che non ci siano, forse il pedonale ancora manca, però certamente non 214.000 euro di lavori in più rispetto a quelli preventivati. Quindi è su questo che noi rimarchiamo un ritardo nell'esecuzione di questo accordo. È vero che come tutti gli accordi ci sono le fideiussioni, però notiamo come ancora una volta gli accordi di programma pubblica amministrazione e privati tentano sempre a completarsi nell'ambito di tempo previsto e rimangono sempre questi lavori da completarsi con, secondo me, gravi danni anche all'interesse pubblico, perché la scelta che viene fatta a suo tempo appunto di ridurre l'ambito di intervento in quella zona andava nella direzione dell'interesse pubblico di rendere più agevole il campo di calcetto. Oggi vediamo che è stato fatto quello, ma mancano ancora tante altre cose, e io preannuncio che quando si discuterà il bilancio di previsione chiederò espressamente una diversa destinazione di questa somma in altre parti del comune di Recanati che hanno necessità, perché credo che con il pedonale, sentirà l'ufficio tecnico, immagino appunto che i 214.000 euro saranno di gran lunga superiori alle opere da realizzare. Quindi sotto questo punto di vista, insomma, credo che so per certo, perché ho parlato con il responsabile dell'ufficio tecnico che più volte l'ufficio ha sollecitato, e di questo do atto dell'attenzione che anche gli uffici mettono nelle
richiedere l'adempimento degli accordi di programma, però ancora una volta spesso questi accordi zoppicano e rimangono ineseguiti o comunque rimangono da valorizzarsi. Una piccola notazione, Presidente, se mi consente, io ho chiesto anche proprio oggi al responsabile dell'ufficio finanze e bilancio come figurano questi soldi, e in realtà non figurano. Che cosa succede? Che per le poste di bilancio questi accordi, finché non vengono presi in carico le opere, collaudate è come se non ci fossero. Quindi è come se questi soldi, c'è un impegno, questi soldi è come se non ci fossero da spendere per il Comune di Recanati. Quindi anche questo ci deve rendere particolarmente attenti a fare in modo che il Comune possa far conto su queste opere, perché sono opere poi che una volta eseguite entrano a far parte del patrimonio comunale e quindi entrano a pieno carico nel bilancio del Comune. Quindi sono, come dire, degli accordi che sono un po' a margine di quello che è la parte economico-finanziaria del Comune, ma di questi accordi sarebbe il caso di verificare prima che questa amministrazione cessi. Non siamo vicinissimi, però fanno presto a passare un anno, 18 mesi circa, che restano alle prossime elezioni. Sarebbe opportuno fare una verifica di tutti gli accordi in essere e verificare appunto che tutte le opere siano state correttamente consegnate, in modo da avere un quadro chiaro della situazione e eventualmente anche incassare le istituzioni dove ce ne siano i presupposti. Grazie. Grazie consigliera Bertini. Passiamo all'ultima interrogazione, consigliere Paoletti, lettera anonima. Rispetto a questa interrogazione faccio una specifica. Noi solitamente siamo soliti inserire interrogazioni già depositate al momento dello svolgimento della conferenza capigruppo. Visto l'oggetto e l'importanza dell'interrogazione, pensato di inserirla già in questo Consiglio Comunale proprio perché ci fosse una risposta celere. Prego consigliere. Grazie Presidente, ma l'interrogazione penso sia stata fraintesa anche da quello che ho letto dagli occhi di stampa, voleva essere solamente un'interrogazione a seguito di quello che della lettera che è stata protocollata e arrivata a tutti i capigruppo di minoranza, se non sbaglio, ai capigruppo dell'opposizione, perlomeno indirizzata, non so se poi è stata girata a tutti, e al sindaco e ad altri soggetti, e soprattutto poi anche alla luce di quello che era venuto fuori a livello provinciale, ma era proprio per chiedere quello che chiedo e che penso mi risponderà il sindaco. Siccome oggi è sempre più difficile nella gestione dei lavori pubblici, ma qui il Comune non c'entra assolutamente niente, perché da quello che veniva denunciato nella lettera anonima è una cosa che avviene addirittura prima e quindi il Comune non deve fare altro che controllare. Quindi quello che io chiedevo era che a seguito di questa lettera anonima in cui si paventavano delle irregolarità da parte delle ditte partecipanti alle gare d'appalto, non da parte del Comune, dell'utilizzo dell'istituto del subappalto sempre da parte delle ditte aggiudicatrici, con particolare riferimento alle gare di asfaltatura stradale, che era quello che veniva detto nella lettera, chiede di sapere se si è proceduto a verificare quanto denunciato e quali controlli sono stati intrapresi al fine di evitare il segnalato cartello delle ditte partecipanti per il corretto utilizzo dei subappalti. Grazie consigliere. Sindaco. Sì, parliamo di una questione, diciamo così, delicata, che parte da una lettera anonima. Una lettera anonima che è stata protocollata. Il Comune di Recanati da questo punto di vista ha un atteggiamento di trasparenza assoluta, trasparenza totale. Ciò non avviene in altri comuni, noi abbiamo una procedura consolidata in base alla quale anche una lettera che arriva da un mittente non meglio precisato viene comunque protocollata e distribuita agli uffici e agli interessati. Rispetto all'anonimato, a me sembra una metodologia deprecabile, perché è un atteggiamento vigliacco, è l'atteggiamento di codardia di chi non si assume le responsabilità e non ci mette la faccia. È chiaro che questa lettera anonima è capitata
nel momento in cui nel territorio della provincia di Macerata si è aperta un'inchiesta con una serie di provvedimenti che abbiamo letto dalla stampa relativa ad alcuni appalti che riguardano un arco temporale precedente rispetto all'attuale codice degli appalti e riguarda aziende dell'altro maceratese e comuni che sono stati appunto citati dalla stampa e dalla provincia di Macerata. L'accostamento che è stato fatto rispetto alla sollecitazione del consigliere Paoletti, ad esempio dall'arresto del Carlino, è un accostamento del tutto fuori luogo e strumentale, perché questa lettera anonima non ci azzecca niente rispetto a quella vicenda giudiziaria che si è aperta, anche perché voi conoscete il contenuto di quella lettera anonima, è citata la ditta nello specifico e non è tra le ditte, da quello che abbiamo letto, interessate da questo provvedimento che avviene fuori dal nostro territorio comunale. Come sa bene il consigliere Paoletti, che è consigliere comunale, amministratore esperto, ma anche un tecnico professionista, noi ci muoviamo adesso con il nuovo codice degli appalti, quindi con tutta una serie di regole nuove, di controlli e di meccanismi che sono stati proprio introdotti per evitare queste situazioni, questi giochetti e queste procedure a volte poco trasparenti o irregolari, ponendo tutta una serie di vincoli che fanno in qualche modo impazzire i nostri uffici che seguono le gare d'appalto, ma che nelle intenzioni del legislatore va incontro ad una maggiore regolamentazione proprio per la trasparenza delle procedure e la regolarità delle stesse. Procedure che sono tutte di natura tecnica, che quindi non riguardano l'esecutivo e che riguardano la struttura, per cui quando è arrivata la lettera la Giunta ha convocato un incontro con la presenza del segretario comunale, con la presenza dei dirigenti e con la presenza del direttore dei lavori, perché poi quella lettera anonima era piuttosto possiamo dire circostanziata, no? Sembrava, diciamo, non del primo che passa per la strada o che questa sera magari non sta ascoltando il consiglio comunale ma segue Napoli-Juventus. Era abbastanza precisa e quindi abbiamo chiesto ai nostri tecnici di andare nel merito. Parliamo di una ditta che ha vinto una gara d'appalto di uno dei lotti per la sistemazione delle strade, lavori che sono in fase di esecuzione e quindi il direttore dei lavori, poi anche con una nota ufficiale che abbiamo chiesto e che quindi è protocollata, ha evidenziato come ci sia la piena regolarità delle procedure, che non esistono subappalti, quindi in questo lotto del quale si faceva riferimento nella lettera anonima non esistono subappalti, ma esiste soltanto la collaborazione di un'altra ditta nell'avvio del cantiere nei limiti del 2% dell'importo contrattuale come previsto dal nuovo codice degli appalti, situazione che è stata comunicata al Comune di Recanati mesi fa quando appunto è stata avviata questa collaborazione con un'altra ditta nei limiti del 2%. Quindi il direttore dei lavori ha evidenziato l'assoluta regolarità delle procedure e anche l'altro fatto, e cioè che gli addetti di questa ditta e i mezzi sono effettivamente presenti nei cantieri, perché poi questa era la sottolineatura che veniva proposta nella lettera anonima, quindi il direttore dei lavori certifica per le sue ispezioni, per il controllo che fa nei vari cantieri di aver individuato
i mezzi e gli operai di questa ditta, quindi ci sentiamo da questo punto di vista, ecco, di trasmettere al consigliere Paoletti e per il suo tramite all'intero Consiglio Comunale questa precisazione molto circostanziata che c'è stata prodotta dal direttore dei lavori dopo verifica che è stata fatta con il dirigente dell'ufficio tecnico, il vice segretario che segue le gare d'appalto e ovviamente il segretario generale che coordina tutte queste procedure che sappiamo essere piuttosto complesse e che il Comune di Recanati sta portando avanti con grande intensità in questi mesi, quindi voglio approfittare anche di questa occasione per ringraziare tutta la struttura perché oggi portare avanti gare d'appalto con 150, 200, 220 offerte comporta un dispendio di energie e soprattutto un'attenzione che viene richiesta dal nuovo codice degli appalti e che quindi pretende giustamente da parte dei funzionari una grandissima attenzione. Grazie Sindaco, consigliere Paoletti. Grazie Presidente. Per inciso volevo ricordare al Sindaco che una delle ditte citate è una delle ditte che ricade nella vicenda dell'Alto Maceratese, ma questo mi interessa poco perché la cosa che a me interessa è quello che ha detto lei, cioè vale a dire che sono contento che sia stata fatta subito dopo questa lettera anonima una riunione con i tecnici comunali e con il direttore dei lavori per verificare quanto veniva denunciato su questa lettera. Perché vede Sindaco, non è tanto un problema del decreto legislativo 50 che richiede trasparenza, che io penso che in Italia se andiamo avanti di questo passo tra il decreto legislativo 50 e le determine dell'autorità anticorruzione che continuano a legiferare su questa norma siamo veramente alla paralisi, il dottor Foglia me lo sa dire anche meglio, perché il problema non è tanto in fase di gara, perché i controlli gli uffici li fanno seriamente e controllano tutte quelle che sono le offerte che vengono, ma il cartello viene fatto in modo tale che presentano offerte in modo tale da mediare, da portare la media ad un livello che possa essere aggiudicato al cartello delle imprese. Può essere più o meno complicato, io ho sempre ritenuto che è anche un terno all'otto, però tante volte può succedere questo, ma io non voglio entrare nel merito della, che poi è il merito in cui entrerà la magistratura se appurerà i fatti dell'Alto Maceratese. Quello che a me preme però, e questo penso che sia un invito che io faccio e non dubito che possa essere accolto dall'ufficio tecnico che poi solleciterà anche il direttore dei lavori, che ha controllato e ha verificato che non ci sono subappalti, cosa che il Comune doveva sapere perché altrimenti il subappalto veniva comunque autorizzato dal Comune stesso qualora fosse stato richiesto, e che questi controlli devono continuare a essere fatti perché purtroppo anche per esperienza personale è un vizio che molte ditte hanno in tutti i settori, non solamente in quello stradale, perché magari ci sono ditte, partecipano collati, già collati diventa una cosa diversa, ma partecipano, si fanno il subappalto e se non stai attento il famoso 30% viene tranquillamente superato. Quindi il controllo sulle ditte che lavorano deve essere un controllo fatto quotidianamente dal direttore dei lavori, dal direttore operativo, da SRUP che può comunque esercitare sempre un'azione di controllo. Quindi ritengo che questa sia una cosa molto importante. Quindi è importante appunto verificare l'esecuzione e verificare il giornale dei lavori, gli operai che ci sono, i cartellini, i contributi versati e via dicendo. L'ultima, visto che il sindaco è ritornato, sul rinfresco, in separata sede le dirò anche il bar, la pasticceria dove è stato fatto, se lei non ha partecipato al rinfresco mi sembra strano, adesso non so perché è stato fatto, comunque io ce lo sapevo, quindi no? Vabbè, sarò sbagliato, mettiamola così. No, comunque se viene Berlusconi a me me ne può fregare di meno, se viene il 5 Stelle, lei come si chiama, l'ho portato in piazza, anche quello me ne frega meno, però
non è un problema se viene Berlusconi, viene Grillo, chi viene, il discorso quello le facevo prima, è che secondo me sono viste comunque private che possono ovviamente essere accolte, non dico che uno deve essere scortese di fronte a tanto personaggio, ma perlomeno non i lavori sono stati fatti per la visita, non erano per le altre cose, sindaco. I sei operai hanno lavorato per la visita di Renzi. Grazie consigliere Moletti. Allora, a questo punto abbiamo terminata l'interrogazione, passiamo al punto 2, nomina componente di minoranza della commissione di controllo e garanzia in sostituzione del consigliere dimissionario e nomina presidente della commissione. Richiamata la deliberazione consigliere 23 del 23 giugno del 2014, con la quale il consigliere comunale Galgano Franca Maria è stata nominata componente della commissione consigliere di controllo e garanzia, con funzione di presidente e quale consigliere di minoranza. Visto che il consigliere si è dimesso dalla carica in data 15/9/2017, il consiglio comunale ha provveduto alla surroga con deliberazione 36 del 23 settembre scorso e considerato che per effetto di tali dimissioni Galgano Franca Maria è decaduta dalla carica di componente della suddetta commissione, il consiglio comunale deve procedere con la surroga del consigliere all'interno della commissione consigliare di controllo e garanzia, nonché alla nomina del presidente della stessa commissione. Dobbiamo procedere nel rispetto al regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consigliari permanenti e in base all'articolo 30, commi 2 e 3, che prevedono la composizione della commissione con il numero di 5 membri, 3 di maggioranza e 2 di minoranza, con le funzioni di presidenza attribuite alla minoranza consiliare. Quindi procederemo con una votazione separata, nel senso che la minoranza si esprimerà per eleggere il consigliere membro della commissione e successivamente con la seconda votazione andrà a indicare il presidente fra i due componenti della minoranza. Spero che sono stato chiaro, quindi possiamo procedere con la distribuzione delle schede. Presidente, mi scusi, durante la votazione, prima che la seduta finisca, volevo esprimere il ringraziamento al segretario per quanto ha fatto durante il suo purtroppo breve incarico qui a Recanati. Ci dispiace che poi nel prosieguo magari certamente il rapporto sarebbe stato ancora più interessante, più proficuo, perché capisco che per ambo le parti non sia facile trovare una sintonia su tanti argomenti complessi come oggi la vita politica e amministrativa di un comune. Mi auguro che Aiesi, che è un comune anche più grande, possa esprimere al meglio le sue potenzialità, soprattutto effettivamente comprendiamo come gli impegni di famiglia e la vita al di fuori dell'ambito professionale meriti la stessa attenzione e la stessa cura rispetto alla vita professionale, quindi lo ringraziamo per quanto ha fatto e speriamo insomma che poi nel prosieguo, che non si sa mai insomma, che anche con Iesi ci possono essere rapporti interessanti. Grazie. Grazie consigliere Bertini. Chiamo gli scrutatori. Prego consigliere Scoscelli, prego.
vuole utilizzare l'altro microfono. No, utilizzi quello. Ecco. Anch'io allora a nome di tutto il gruppo e anche di Recanati Adesso volevo fare gli auguri, un in bocca al lupo per la carriera del segretario e ringraziarlo per l'attività svolta a Recanati, una buona collaborazione per il poco tempo che c'è stato, avevamo iniziato appena a conoscerci un po' meglio, approfondire qualche problema. Mi dispiace, ma è giusto, e la sua scelta che mi ha spiegato è chiara, vicino casa, ci mancherebbe, un comune anche più grande, per cui veramente un grande ringraziamento e un grande in bocca al lupo. Grazie consigliere Scorcelli. Siamo i scrutatori, quindi consiglieri Simoni, Guzzini, Ortolani. Allora, chi vuole fare lo spoiler? No, per quello. Vengo per se le Simoni viene il pettino, Guzzini, Ortolani. Allora, sì, però i componenti era il consigliere che doveva surrogare, sostituire il dimissionario, quindi un nominativo. La rifacciamo perché però scusate, adesso dobbiamo fare no, no, ho capito, ma infatti qui non indicano il presidente, c'è chi ha indicato entrambi i componenti invece di indicare il sostituto, capito? Ma il voto è limitato a uno. Sì, provo a dare un'interpretazione, anche se ripeteremo la votazione, perché siccome la consigliera Ortolani già fa parte della commissione, è ovvio che sia l'altro il sostituto, non so, se no la ripetiamo, dato che ne fa parte. Se il consiglio è d'accordo mi sembra evidente, cioè, no? Allora senza che la ripetiamo, quindi consigliere Ortolani già faceva parte della commissione controllo e garanzia, il consigliere che surroga la consigliera Gabbro è la consigliera Bertini con numero 5 schede. Bene. Allora adesso invece passiamo alla votazione che riguarda il presidente, quindi indicare un solo nome tra la consigliera Ortolani e la consigliera Bertini. Grazie.
votiamo adesso l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli? Sì, approvato all'unanimità dei presenti. Allora, terzo punto all'ordine del giorno sono le commissioni consigliari permanenti a supporto dell'attività del Consiglio Comunale ricostituzione. A proposito di questo punto, la conferenza di capigruppo si è riunita e nel rispetto del regolamento ha condiviso una proposta di ricomposizione delle commissioni consigliari e quindi io vado a leggere la proposta così come definita, poi metteremo a votazione la modalità di voto che implica un voto palese della proposta così come presentata e quindi è sufficiente votare in questo modo la ricomposizione la ricostituzione delle commissioni consigliari permanenti. Allora, la prima commissione, welfare, pubblica istruzione, politiche giovanili, sport e tempo libero. La proposta è che sia costituita dai consiglieri Mariani, Scorcelli, Bartoli, Ortolani, Baleani. La seconda commissione, turismo, cultura, promozione del territorio, la proposta è che sia costituita dai consiglieri Marinelli, Castagnari, Guzzini, Baleani, Frabiccini, Sauro. La terza commissione, commercio, agricoltura, attività produttive e politiche del lavoro, costituita dai consiglieri Castagnari, Simoni, Bartoli, Fabraccio, Frabiccini, Sauro. La quarta commissione, urbanistica, lavori pubblici e ambiente, la proposta è che sia costituita dai consiglieri Simoni, Mariani, Frabiccini, Franco, Paoletti, Bertini. La quinta commissione, bilancio, finanze personale, che sia costituita dai consiglieri Biagiola, Frabiccini Franco, Marinelli, Ortolani, Fabraccio. La sesta commissione, affari generali, statuto, regolamenti, la proposta è che sia costituita dai consiglieri Marinelli, Biagiola, Guzzini, Bertini, Paoletti. Allora, prima di passare alla votazione, la sesta commissione, affari generali, statuto, regolamenti, consiglieri sarebbero Marinelli, Biagiola, Guzzini, Bertini, Paoletti. Allora, dicevo, prima di passare alla votazione, faccio anche presente che le commissioni consigliari attualmente hanno un presidente, è un vicepresidente, a meno che nella sostituzione di qualche componente non sia venuto a cambiare, la figura di uno dei due membri, comunque sia non è in questa sede che si va a nominare il presidente e il vicepresidente, ma è al momento della prima riunione utile della commissione. Okay? Quindi, mettiamo adesso a votazione, prego consigliere Boletti, prego. Grazie Presidente, no, io mi intervento perché non sono d'accordo sul punto che è stato portato in Consiglio Comunale questa sera. Ovviamente di fronte a questa situazione poi ho dato la mia disponibilità per le commissioni e quindi voterò anche questo atto, ma ritengo che non è previsto da nessun punto del regolamento
che anche lei ha richiamato nei punti, nei vari commi del deliberato, non c'è nessun punto in cui si dice che le commissioni devono essere rimodulate laddove ci sia il passaggio di un consigliere dalla maggioranza alla minoranza. Abbiamo avuto un precedente qualche anno fa, quando consigliere, se non sbaglio, poi era Nicini, che era assessore, e Taddei era consigliere comunale ed era presidente della commissione, se non sbaglio, commercio. A seguito delle dimissioni, dall'uscita della maggioranza di Nicini, il consigliere Taddei è rimasto a fare il presidente della commissione commercio. Questo per dire che non è che c'è una necessità nelle commissioni di mantenere il ruolo di maggioranza e minoranza, anche perché io mi auguro che questo possa cambiare nell'ultimo, ma è rimasto un anno e mezzo, è una cosa che sollecitavamo, che queste commissioni siano delle commissioni, non dico come quella a livello parlamentare dove gli atti vengono portati, discussi, approfonditi, votati e poi portati in aula, ma quantomeno portati in commissione per essere approfonditi una settimana, 10 giorni prima. Non dico che ci sia l'atto deliberativo predisposto, ma quantomeno il supporto tecnico della struttura che possa permettere anche ai consiglieri di minoranza ma penso anche di maggioranza, perché penso che molti consiglieri di maggioranza che sono in commissione molti problemi li vedono solamente in consiglio comunale. Quindi ritengo che questo sia un lavoro importante. Ad esempio, quando c'è stata la presentazione del DUP, con un assessore ci diceva che avrebbe avuto piacere che alcuni problematiche che venivano trattate in quella variazione di bilancio che c'era, se queste problematiche venivano portate in commissione, che poi sarebbero state approfondite dalla commissione per arrivare anche a un regolamento condiviso, perché ricordo che nella commissione che facevamo il giorno prima del Consiglio Comunale dicevamo: ma scusate, fate questo, il regolamento quando lo approvate, come portate avanti questa cosa entro la fine dell'anno? E nulla di questo si è verificato, quindi magari la buona intenzione c'è anche negli esponenti della Giunta, ma poi manca l'atto pratico. Quindi noi ci ritroviamo come consiglieri di minoranza a far parte di commissioni che hanno il ruolo di ratificare quello che il giorno dopo verrà portato in consiglio comunale. L'eccezione è stata quella del DUP, l'ultimo DUP, in cui si è, diciamo, è stato portato nelle varie commissioni in tempo anche, diciamo, abbastanza congruo rispetto al consiglio comunale, ma anche lì ci troviamo di fronte a un documento in cui ci viene spiegato quello che il documento stesso doveva essere portato poi in consiglio. Sarebbe bello, penso che sia negli intenti di tutti coloro che si candidano alle elezioni amministrative, se vinciamo ci sarà la partecipazione da parte di tutto quanto il Consiglio, ci sarà una collaborazione anche per arrivare a una decisione che poi ovviamente in parte di dibattito può essere condivisa oppure no, allora in quel caso penso che ci sia l'importanza che la maggioranza abbia, magari la maggioranza anche in commissione, anche se la commissione è consultiva, non è una commissione decisiva, che il voto della commissione è vincolante per l'amministrazione. Qui non c'è neanche questo problema, perché, torno a dire, prendiamo atto di quella che è la delibera che poi verrà portata in consiglio comunale. Prendiamo atto di quelli che sono gli atti a supporto della delibera, e quindi ecco, ritengo che queste commissioni così fatte non hanno quel ruolo consultivo che dovrebbero avere, hanno un ruolo che porta solamente alla ratifica delle decisioni intraprese dalla maggioranza. Quindi torno a dire, non vedevo la necessità di questa rimodulazione di tutte quante le commissioni. Comunque è chiaro che la maggioranza decide,
la decisione, da quello che leggo anche dal deliberato, è stata presa dalla conferenza dei capigruppo, quindi è stata presa da tutti i capigruppo presenti alla conferenza, io non c'ero, quindi non l'ho presa, e appunto questa sera manifesto il mio, soprattutto quando ho letto la delibera, perché leggendo che proprio nel verbale della seduta dei capigruppo, della conferenza dei capigruppo, si è presa questa decisione. Avrei detto questa mia opinione, l'avrei detta in sede di conferenza dei capigruppo se avessi partecipato, ma ho già detto che alla conferenza dei capigruppo non parteciperò più, e l'ho già detto in un consiglio comunale passato, e quindi ecco, dirò qui quello che ho detto qui, quelle che sono le mie opinioni su questo aspetto. Chiudo l'intervento solamente con questo auspicio, che non sia solamente un atto di forza della maggioranza che deve ratificare chi comanda anche all'interno delle commissioni, ma che ci sia una apertura a far sì che il lavoro delle commissioni sia effettivamente un lavoro condiviso e che porti ad un approfondimento e alla possibilità di portare anche un contributo a quelle che poi saranno le scelte che prenderà l'amministrazione e la maggioranza di questa amministrazione comunale. Mi auguro che in questo ultimo frangente questo possa accadere, me lo auguro con un po' di pessimismo, perché ne abbiamo parlato tante volte anche dal passato mandato, la buona volontà viene sempre manifestata, ne abbiamo avuto un esempio, dicevo prima, neanche un mese fa, però all'atto pratico poi ritorniamo all'urgenza, alla fretta, non possiamo perdere tempo con la minoranza che magari può interferire con quelle che sono le nostre decisioni o che possa portare un contributo, e quindi ecco, noi purtroppo questo è, non possiamo far nulla se non criticare questo atteggiamento. Mi auguro che nell'ultimo anno e mezzo ci possa essere un cambiamento da questo punto di vista, se non c'è ce ne faremo una ragione. Grazie consigliere Paoletti, siamo in fase di discussione a questo punto, prima di andare al voto. Altri interventi, consigliere Scorcelli. Grazie Presidente, volevo rispondere un attimo al consigliere Paoletti, che primo non partecipa alla commissione dei capigruppo e si è deciso di comune accordo, e che poi durante il consiglio porta via tempo. Adesso stasera è una serata, no, non lo trovo corretto, no, per carità, ma può parlare su loro di quel punto che abbiamo parlato ai capigruppo, no? Può parlare, non i 20, i 10 minuti, più altri 10, più 5, più altre dichiarazioni, può fare tutto, però mi permetta anche a me di dire che non è corretto che lei ne parla qui e noi ne abbiamo parlato ai capigruppo, questo me lo permette anche a me, non lo trovo corretto, uno, due. Nella decisione che abbiamo preso era anche perché occorre garantire un numero legale alle commissioni. Se la maggioranza è in tre, è più facile che il numero legale si arrivi, perché se ne manca uno nell'opposizione si arriva. Se la maggioranza sono solo due e uno è assente, è più difficile arrivarci. Più deve essere espressione del Consiglio, questa era un po' la logica, e non aveva senso che tutte le commissioni che nascono con tre di maggioranza e due di minoranza, per cambiamenti intercorsi, vengano modificate con tre di minoranza e due di maggioranza. Ultimo punto, quello che dice lei sulle commissioni, mi sembra che ci sia stato quel cambiamento, forse non si è accorto, ma c'è stato. Adesso che sia stato un enorme cambiamento, per carità, si può fare di meglio, per carità, però lei, siccome ha fatto parte anche di amministrazioni dove era in maggioranza, o sbaglio, no, però anche quando ha fatto il Presidente del Consiglio, si ricorderà che purtroppo, per come è fatta la macchina del comune, i punti arrivano tardi, questo lo so pure io, perché i punti in consiglio arrivano molto tardi, sono preparati pochi giorni prima, ecco, si arriva sempre purtroppo giusti, no? Per come è tutta l'organizzazione del comune. E come ha detto bene, delle volte anche noi di maggioranza alcuni punti li vediamo quando li vedete voi o poco prima.
per cui questo però è un problema proprio di tutta la macchina comunale. Per quanto riguarda però questa inversione, abbiamo iniziato e abbiamo provato a farla con i due regolamenti ultimi che sono stati approvati, che sono passati due volte in commissione a distanza anche di tempo, forse 15 giorni fra uno e l'altro. Ci proviamo, condivido pienamente quello che dice, ma con l'impegno che ci mettiamo per certi punti, esclusi i regolamenti, dove ci teniamo a fare questo doppio passaggio, per gli altri è un po' più difficile, però occorre lavorarci e sono pienamente d'accordo su questo, dicendo che però è difficile non perché non si vuole, ma perché purtroppo proprio per quello che è l'organizzazione comunale tecnica. Vado. Grazie. Grazie, consigliere Scorcelli. Altri interventi? Volevo aggiungere una cosa io, molto veloce, perché il consigliere Scorcelli faceva riferimento diciamo alla necessità del numero legale all'interno delle commissioni. Io invece vorrei fare riferimento a quello che è il principio alla base della costituzione delle commissioni, che è quello dell'equa proporzionalità. Allora, è vero che non c'è scritto da nessuna parte all'interno del regolamento che nel momento in cui dovesse cambiare il peso interno delle commissioni c'è il dovere, quindi l'obbligo di andarle a ricostituire. Nello stesso tempo c'è scritto che le commissioni sono rappresentate da un numero di 5 membri proporzionalmente rappresentati in base appunto alla rappresentanza politica del Consiglio Comunale. Quindi se io devo rispettare l'equa proporzione anche all'interno delle commissioni consigliari permanenti, mi chiedo come questo possa verificarsi nel momento in cui salta. Allora credo gioco forza che si debba ritornare a rivederle. Quindi l'unico motivo per cui perlomeno ha spinto me a rivedere questa cosa è mantenere la proporzione all'interno delle commissioni come stabilito dal regolamento, cosa che lo stesso regolamento invece diciamo definisce in modo diverso come deroga nel momento in cui prevede per esempio una rappresentanza diversa o pone in capo alla minoranza la presidenza di specifiche commissioni come era quella che abbiamo appena votato. Quindi, ma lì è una situazione differente, se no rimane sempre fermo il gioco appunto degli equilibri tra maggioranza e minoranza. Sull'aspetto della utilità e funzione delle commissioni sono d'accordo con il consigliere Paoletti e anche con il consigliere Scorcelli, nel senso che da un lato negli anni abbiamo visto la difficoltà del lavoro delle commissioni, ovvio, per mille motivi organizzativi e interni, il problema dei lavori che purtroppo sono legati a tempi molto stretti e al fatto che quindi forse il potere esecutivo di fatto ha la preminenza rispetto alla parte dell'Assemblea, del Consiglio, delle commissioni, quindi in un confronto vero e profondo dei singoli argomenti. Però è anche vero che, seppure non sempre, ci sono state fasi in questa legislatura come nelle precedenti, ma soprattutto credo negli ultimi mesi, se non gli ultimi anni, in cui le commissioni hanno lavorato meglio. Non dico sempre, però ricordo molto bene argomenti approfonditi in commissione come ne è venuto poche volte. Quindi dopo, se questo si possa in futuro arrivare a attribuire alle commissioni anche un potere diverso o competenze diverse, come diceva il consigliere Paoletti, io sono assolutamente d'accordo su questo, cioè attribuirgli una competenza tipo quella delle commissioni parlamentari, per cui svolgi lì la maggior parte del lavoro e vai a tra virgolette rendere meno pesante il lavoro in consiglio, per esempio quando raggiungi una unanimità su alcuni argomenti, ben venga, però per questo dobbiamo andare a modificare
in un momento, è un lavoro che in poche dovremmo fare, però è anche un lavoro pesante e lungo. Quindi se non ci sono interventi, mettiamo a votazione prima la modalità di voto, come avevo anticipato prima, e poi votiamo le commissioni così come da proposta ricostituite. Intanto votiamo la modalità di voto, voto palese per alzata di mano, favorevoli, approvato all'unanimità dei presenti. Votiamo adesso le sei commissioni consigliari permanenti così come la proposta precedentemente illustrata. Favorevoli? Approvato all'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli? Approvato all'unanimità. Punto 4 dell'ordine del giorno, scioglimento consensuale della convenzione tra i comuni di Recanati e Osimo per i servizi in forma associata della segreteria comunale. Passo la parola al dottor Foglia. Sì, a seguito sulla base della convenzione che abbiamo con il Comune d'Osimo e a seguito del cambio del segretario, la proposta è quella di addivenire a una risoluzione consensuale della convenzione in modo che i due enti poi siano liberi di fare le proprie procedure per la scelta del segretario. La convenzione prevede due modalità, o la risoluzione unilaterale con un preavviso di 30 giorni oppure la risoluzione consensuale. La proposta è appunto di sciogliere la convenzione consensualmente dal 7 di dicembre, analoga delibera è già stata assunta dal Comune d'Osimo appunto per avere poi i tempi per la sostituzione segretario, la procedura in maniera, essendo due enti importanti, no? In maniera che ogni ente abbia la propria autonomia nella scelta della figura che sostituirà il dottor Albano. Grazie dottor Foglia, apriamo la discussione. Sindaco. Sì, prima ascoltavo nel precedente punto all'ordine del giorno il ringraziamento che è stato rivolto al dottor Albano dal capogruppo Bertini e dal capogruppo Scorcelli. Chiaramente questa sera sciogliamo il rapporto con Osimo che nasceva proprio dalla condivisione del segretario Albano che è stato con noi per pochi mesi, ma comprendiamo tutti l'opportunità professionale e nella gestione del ménage familiare che gli si presenta con questo lavoro che viene unificato presso il comune di Chiesi a due passi da casa. Chiaramente ora noi ci ritroviamo a ripartire con la procedura classica, ci eravamo trovati nell'analoga situazione quando la segretaria precedente è andata in pensione, la dottoressa Ortensi, parliamo più o meno dell'anno scorso in questo periodo, quindi ci avvarremo dei tempi previsti dalla normativa con la reggenza da parte del dottor Foglia vice segretario e poi andremo ad effettuare il bando e a valutare i curricula che arriveranno, questo lo faremo nei prossimi mesi per operare al meglio la scelta di un segretario che accetterà di venire a Recanati praticamente per un anno, quindi ci sarà anche quest'arco temporale ristretto perché poi a giugno del 2019 toccherà al nuovo sindaco indire la ricerca di un segretario per la prossima amministrazione. E quindi un ringraziamento al dottor Albano e i migliori auguri per
la sua carriera professionale. Mi volevo riallacciare, proprio perché parliamo di questioni istituzionali e organizzative, agli interventi che ho ascoltato precedentemente, per chiedere ai consiglieri comunali un particolare impegno nelle prossime settimane. So che in conferenza dei capigruppo avete discusso la programmazione, che c'è già una commissione urbanistica convocata. Chiaramente questa fase, diciamo così, di gestione della situazione con il caso Reccia e quindi tutte le problematiche che abbiamo dovuto gestire, che il Consiglio Comunale ha saputo in maniera molto matura e responsabile derubricare in maniera positiva, adesso ci troveremo con 15 giorni particolarmente impegnativi. Ieri è stato consegnato il bilancio di previsione a tutti i consiglieri comunali, munito del parere dei revisori dei conti, quindi scattano i giorni per l'approfondimento del bilancio e noi andremo in Consiglio Comunale prima delle festività, quindi mi sento, Presidente, anche di comunicare questa ipotesi di date di lunedì 18 e di mercoledì 20, in modo che possiamo portare il bilancio, ma abbiamo da portare due regolamenti importanti. Verranno convocate a breve e a breve le commissioni per il regolamento dei contributi relativi al commercio e il regolamento di contabilità, il nuovo regolamento di contabilità. Quindi chiaramente saranno 15 giorni particolarmente intensi con le commissioni. Per esempio il regolamento avrà bisogno di due commissioni, una che verrà convocata la prossima settimana e una quella successiva, per avere poi suggerimenti. Quindi mi sembra giusto condividere anche con i consiglieri comunali questa tempistica e questi impegni, perché chiaramente dobbiamo procedere a queste approvazioni da qui alla fine dell'anno, perché c'è la necessità di approvare il bilancio di previsione, c'è la necessità anche di impegnare il contributo che il Consiglio Comunale ha stanziato per le attività commerciali e per il centro storico in generale. Grazie Sindaco, altri interventi? Non ci sono interventi, passiamo a dichiarazioni di voto. Mettiamo a votazione il punto 4 all'ordine del giorno, scioglimento consensuale della convenzione tra i comuni di Recanati e Osimo per i servizi in forma associata della segreteria comunale. Favorevoli? Sindaco Guzzini, Scorcelli, Castagnari, Frappiccini, Franco, Bartoli, Biagiola, Simoni, Frappiccini, Sauro, Ortolani, Baleani, Bertini, Paoletti, Grufi. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli, Sindaco Guzzini, Scorcelli, Castagnari, Frappiccini, Franco, Bartoli, Biagiola, Simoni, Frappiccini, Sauro, Ortolani, Baleani, Bertini, Paoletti, Grufi. Approvato all'unanimità dei presenti. Abbiamo esaurito il punto all'ordine del giorno. Dichiaro chiusa la seduta.